I cacciatori del cielo. Allora, Andrea, tu interpreti Bartolomeo, che a differenza degli altri personaggi è l'unico, diciamo così, tra almeno tra i protagonisti, di finzione, quindi funzionale, esatto, insomma, a raccontare questa storia di amicizia con l'eroe Francesco Baracca. Secondo me è molto importante, quando tu hai a che fare con un eroe, con un'icona, avere anche a che fare con la vita vera e le persone che gli stanno intorno e col quale si confronta. E secondo me la bellezza della dignità di Bartolomeo è quello di venire da un paese semplice, da una campagna veneta come io vengo dalle Langhe, e attraverso il suo ingegno, attraverso le sue passioni anche, affratellarsi con una persona che deve badare a molti problemi, quindi la guerra come crisi, no? Ma come soluzione entrambi trovano l'amicizia, trovano l'unirsi insieme e lo stringersi in umana catena. Secondo me la cosa molto bella è proprio questa amicizia che nasce tra persone che partono da punti diversi, no? Dello starting point, della vita, chi è altolocato, chi invece è più povero, però attraverso lo studio, attraverso la condivisione riescono a cambiare e anche ad arricchirsi come persone. Poi chiaramente la guerra è un simbolo, la vediamo tutti i giorni sul giornale, ma è anche un simbolo delle difficoltà di tutti i giorni. Come si affronta? Non con l'isolamento, ma semmai con l'affratellamento, con l'unirsi, con riconoscersi e con l'aiutarsi. Ecco, tra l'altro, che idea invece ti sei fatto di questo prodotto un po' atipico, perché questo è una sorta di docufilm, quindi anche con delle interviste ricostruite, con dei spezzoni d'archivio, ma anche con delle parti animate, quindi è una cosa un po' atipica, soprattutto per la Rai. Sì, sì, sono contento perché c'è tutto un filone nuovo, già avevo partecipato con Pannella a questa narrazione di docufiction, e qui in questo caso mi sembra proprio un film, come del resto era anche quello. C'è una parte della cinematografia, dell'espressione filmica che tiene conto di materiali di repertorio, ma mi viene in mente Milk piuttosto che altri film, e dove però poi serve una scrittura, no, come abbiamo detto prima, Bartolomeo è un personaggio inventato, quindi serve una parte invece che tenga l'emozione, che tenga il racconto. In fondo noi ci immedesimiamo nelle persone, quindi se trovo una persona che fa il meccanico, che viene dal nulla e che comunque ama questo lavoro e vuole crescere, vuole aiutare, sicuramente io penso che il nostro pubblico si immedesimi. E nello stesso momento abbiamo anche una narrazione che non ha le musiche solo antiche d'epoca, ma anche un kick, una narrazione diversa. In effetti c'è molta modernità in questa narrazione, mischiare i generi per poter arrivare a raccontare queste storie. Poi, come sapete, no, vi faccio un esempio cinematografico, ogni Maverick ha il suo goose e quindi serve per forza avere un trainante che ci racconti come esseri umani e come eroi. Invece, a proposito di eroi, che idea ti sei fatto di Francesco Baracca, questo eroe appunto leggendario che abbiamo sempre studiato sui libri di scuola, ma che poi dopo nello specifico non conoscevamo, no? Francesco Baracca lo conoscono tutti perché è l'asso dei cieli, però la cosa bella era l'essere umano, secondo me, quello che raccontiamo in questo film I cacciatori del cielo di Mario Vitale. Mario Vitale lo racconta come una persona che si sacrifica, come una persona che deve rinunciare a una serie di cose. Non rinuncia all'amicizia perché ci lavora insieme, però la famiglia, l'amore, gli affetti, purtroppo se deve difendere la propria patria devono venire meno. Chiaramente è un simbolo, perché tutti noi facciamo così, dobbiamo mettere da parte un pezzo del nostro ego e della nostra identità per gli altri, no? Per aiutare gli altri. Questo chiaramente ci muove a opere e a energie che noi non avevamo prima. Tu non hai la stessa energia quando sei egoista e quando sei altruista. Quando sei su di te si smuove un piccolo mondo, quando sei sugli altri si smuove un grande mondo, però ha un costo questo e Baracca lo ha pagato. E poi in anni in cui il cinema, la TV, diciamo, sono sedotti un po' dal fascino del male, quindi dal raccontare come protagonisti appunto personaggi che in realtà forse non meriterebbero da un punto di vista proprio ideologico, invece quanto è importante appunto raccontare quelli che sono stati i veri eroi italiani. Come attore io sono abituato a entrare dentro la vita di tutti e trovare, come dire, il ciò che loro vogliono e pensare che tutti gli uomini sono praticamente uguali, cioè tutte le carni sono la stessa, non c'è differenza, c'è una differenza di risultato e di intenti, però ognuno di noi, come dire, non è cattivo volontariamente, è un risultato. Detto questo, però
molte volte ci perdiamo quelle che sono le scelte delle persone che hanno cercato di difendere più che offendere, e questo mi sembra importante, cioè almeno in questo caso la storia di Baracca mi sembra quello di un difensore, e comunque da Baracca in poi la cosa bella dell'aeronautica, almeno per quanto mi riguarda, sono le tantissime missioni umanitarie che stanno facendo in questo momento, e l'attenzione con cui cercano di abbassare i toni del conflitto, che secondo me in questo momento è la cosa importante. Infatti il film tratta anche tematiche che sono attualissime, tra l'altro. Beh, sicuramente le tematiche di questo film sono attuali, si vedono sui giornali, e si vede come abbiamo iniziato a raccontare come si affronta la guerra o la crisi attraverso i nostri eroi, attraverso la nostra aeronautica. Do l'appuntamento a tutti voi, allora ci vediamo il 29 marzo, mercoledì, su Rai 1 con I Cacciatori del Cielo. Un saluto, ciao. Grazie e complimenti. Ciao.